Le terre inquinate in Campania sono soltanto 850 ettari su oltre 150.000, lo 0,5%. Eppure per una dannosa e colpevole generalizzazione, in questi ultimi mesi l'intero settore si è trovato a rischio, a causa delle reazioni puramente emotive nei consumatori, probabilmente indotte anche da campagne di stampa e disinformazione da parte di chi ha interesse a rappresentare una realtà diversa. Contro l'allarmismo ingiustificato è stata programmata un'azione concreta da parte del Centro Agroalimentare di Napoli, del Dipartimento di Agraria dell'Università Federico II e del Comune di Napoli. Saranno analizzati ogni settimana centinaia di prodotti ortofrutticoli delle terre campane ed i risultati saranno pubblicati ogni volta sui rispettivi siti istituzionali per dare certezza sulla qualità dei prodotti. Non si può pensare alla realizzazione di un progetto che passi per la mappatura dei terreni inquinati, per le bonifiche. I consumatori dovrebbero attendere anni e in questi anni avremmo seri danni all'agricoltura campana, che è tra le eccellenze d'Europa. Noi abbiamo bisogno di tempi brevi, per questo abbiamo pensato di analizzare settimana per settimana i prodotti che passano nel nostro centro, controllarli e così dare la possibilità di focalizzare l'attenzione su eventuali prodotti che diano risultati anomali. Attraverso quei prodotti possiamo anche rintracciare i territori di origine e quindi in quel caso abbiamo una mappatura precisa della regione. In 2-3 mesi si può fare uno screening quasi completo dei prodotti e dei luoghi di origine e quindi dare certezza ai consumatori e un aiuto ai produttori che sono seriamente danneggiate da questa psicosi diffusissima ormai negli ultimi mesi. La Campania è fra le prime 3 regioni d'Europa per la produzione ortofrutticola ed il centro napoletano, con i suoi 360.000 metri quadrati, è il più grande del sud Italia. La tutela dei suoi prodotti dovrebbe essere perciò anzitutto una questione di interesse nazionale. I protagonisti del protocollo d'intesa sottoscritto oggi a Palazzo San Giacomo vedono questo come un possibile primo passo per far tornare a considerare come luogo di eccellenze produttive un territorio conosciuto per secoli, non a caso, come Campania Felix. Questo ci consentirà anche di individuare se ci sono delle criticità. La cattiva informazione è quella che dice in modo generalista che i prodotti della Campania non sono buoni o sono a rischio. Le autorità istituzionali devono fare accertamenti e divulgare in modo corretto i dati, poi sa chiunque poi fare l'informazione che ritiene di fare. Noi ci sentiamo in questo momento in dovere di fare questo protocollo che credo sia il primo in Italia ed è una cosa molto importante perché mette insieme le autorità pubbliche che tutelano la salute dei nostri concittadini. Se si danneggia l'immagine di un territorio come quello della Campania o della città di Napoli, c'è un rimbalzo negativo dell'intero paese. Quindi noi vogliamo anche con questo protocollo stare vicino ai tantissimi imprenditori seri e onesti che lavorano nella nostra città, nella nostra provincia e nella nostra regione.